La mostra dell'artigianato artistico di Guardia Grele inaugurerà la sua 46esima edizione il prossimo 31 luglio. Quest'anno le opere in esposizione nel Palazzo dell'Artigianato in via Roma potranno essere ammirate fino al 28 agosto e questa è una delle tante novità, tutte molto interessanti, che rappresenteranno l'incontro fra tradizione e innovazione. Gianfranco Marsibiglio è il presidente dell'ente mostra artigianato artistico di Guardia Grele. Quest'anno abbiamo voluto innovare i contenuti, salvaguardando però la capacità, la tradizione, la vera forza degli artigiani abruzzesi. Non a caso abbiamo voluto legare il concorso di quest'anno con il tema dell'anno giubilare, la misericordia. L'opera che vincerà il concorso sarà donata a Papa Francesco, però al tempo stesso abbiamo preso atto che la società è in evoluzione e quindi nei giorni 19, 20 e 21 di agosto avremo il Festival dell'Artigianato Digitale con Federico Clabis, che è uno youtuber di fama nazionale, che verrà ad avere dei laboratori. La mostra è un patrimonio di tutta la regione, ricorda Simone Del Pozzo, sindaco di Guardia Grele, ed è un elemento attrattivo fondamentale per la valorizzazione di tutto il territorio. Una solidità che si fonda sia sulla qualità del progetto, sulla qualità delle idee, sia sulle collaborazioni e il sostegno che viene in modo particolare dalla regione, nella persona dell'assessore Paolucci, che ha compreso non da adesso che un investimento su una realtà come questa significa un investimento innanzitutto sull'intera regione, ma soprattutto un investimento che è destinato a riprodursi e a moltiplicarsi come in una sorta di effetto dinamo. Con Silvio Paolucci, assessore regionale al bilancio, sviluppiamo un tema importante che è quello del sostegno pubblico a grandi eventi come questo. Giustamente sei tenuto a individuare quelle che sono le manifestazioni, gli enti, le istituzioni, le occasioni di miglior sviluppo e potenzialmente più redditizie per la comunità degli abruzzesi, più redditizie perché con una manifestazione come quella che si ripropone ogni anno a Guardia Grele noi intanto investiamo sulla qualità di una progettualità che è di livello certamente regionale e che richiama anche da fuori regione. In secondo luogo stimoliamo ogni volta nuove frontiere, come nel caso di specie, perché in questa annualità c'è l'elemento di novità del Festival dell'Artigianato Digitale.